Allora, cari amici, siamo qui a Futignano per un convegno sul nostro amico Asinello. Andiamo a braccio, chiaramente. Abbiamo l'onore di avere il dottor Eugenio Milonis, il più grande esperto asinaro in Italia. Grazie. Come dire. Oggi si parla dell'asino di Martina Franca, che assieme al ragusano, all'amiatino, all'asino sardo e altri ancora, è uno dei più importanti asini in Italia. Ecco, quello che ci piacerebbe sapere, i nuovi modi di impiego dell'asino di Martina Franca, al di là di quelli tradizionali, allevatoriali, quale altro impiego che ci può erudire? Sono tanti gli altri impieghi che abbiamo scoperto per l'asino, perché l'asino storicamente è stato utilizzato esclusivamente per un unico impiego, che è il trasporto della soma. Infatti era l'asino da soma, no? Bestia da soma. Sì. Finita questa funzione con l'introduzione dei mezzi meccanici, sembrava un animale diventato inutile, tant'è vero che rischia l'estinzione proprio perché è stato dismesso dall'agricoltura. Invece viene riscoperto come animale che ha potenzialità incredibili. Non penso soltanto al valore del latte d'asino. Latte d'asino e cosmesi, prodotti cosmetici. Pensa alla possibilità anche dell'impiego dell'asino nel mondo dell'educazione, no? Quindi onodidattica, attività didattica con i bambini, per non parlare poi dell'impiego nel campo del sociale, no? Quindi attività di mediazione con l'asino nel mondo del sociale. E a questo possiamo aggiungere anche un ultimo impiego, che è l'attività turistica, no? L'onoturismo, il trekking sommeggiato. Visite guidate, certo. Esatto. E allora in questo senso, questo ci fa capire che l'asino è l'animale multifunzionale per eccellenza, che nel mondo dell'agricoltura... risorse di quello che si creda. Di quello che si vada a pensare. Nell'agricoltura la presenza dell'asinello permette di sviluppare contemporaneamente tutte queste iniziative. E l'asino di Martina Franca è importante. Dunque, l'asino di Martina Franca è l'asino più bello e più grande al mondo. È stato, come sai, di attuffato per i capelli, ne erano rimasti 18. Sì. Adesso se ne contano un 500 qui in regione, infatti, no? Però è sempre più in una zona anche più sparsi parti, in giro, sì. Però è sempre in una zona a rischio. Certo, perché 500 asinelli è sempre un numero esiguo, no? Quindi non è una specie ancora di bisogna tutelarli e rilanciarli. Ecco, esatto. Qui c'è il problema qui in Puglia, che non si riesce a organizzare degli allevamenti grandi, seri per la produzione del latte, perché siccome l'asino ha un grande valore commerciale, perché costa tanto l'asino pugliese, gli allevatori preferiscono allevarli e venderli. Quindi se tu vai in giro per gli allevamenti, trovi 7, 8, 10 asini, non di più, per gli allevamenti. Questo era un messaggio anche per chi ci un ascolta. Un messaggio agli allevatori, per dire attenzione, perché rischiate di vendere le galline dalle uova d'oro. Infatti. Perché il vero così vantaggio economico sarà la produzione del latte, non la vendita dell'animale. Va bene, allora da Putignano, Marcello Vozzi, salutiamo gli amici di NB Radio, Nord Basilicata Radio di Longhi Don Vulture, tutti i soci dell'associazione L'Asino, Coordinamento Nazionale Asinari, Asinomania e tutti quanti. Okay.